voglio raccontare una storia. Ciao Massimo, benvenuto su Enjoy Television. Un saluto a te e a tutti i telespettatori. Allora, stasera siamo al Plasmafobia. Cosa ci dici di questo evento? Bah, questa è una ricorrenza molto particolare perché il Plasmafobia nel periodo di aprile festeggia 15 anni, dunque 15 anni di tendenza, 15 anni di musica. Abbiamo iniziato nel 95 con grandi successi, poi dopo ovviamente dopo il movimento ha iniziato ad accusare i primi colpi, dopodiché insomma diciamo che sono un paio di anni che ripetiamo l'evento con grande successo. Si ricomincia! Stasera il line-up è praticamente di tutti i DJ italiani. Come mai questa scelta in questo momento dove tutti puntano sui DJ stranieri? Io ho voluto celebrare un attimino quello che era il cuore del Plasmafobia. Diciamo che anche sebbene nel Plasmafobia già nel 95-96 ha fatto girare DJ famosi, tra cui Carl Cox, Sven Vat, Paul Van Dyk, insomma, Laurent Garnier, Boy George, l'obiettivo nostro era quello di ricreare però lo zoccolo di diciamo regular guest che animavano, e dunque le varie sale dividono quello che è il genere elettronico. Nella pista centrale ci sarà il cuore degli anni 90 con tutta la musica vecchia, e dunque Gianni Parini, Andrea Giuditta, Ginger con le voci di Wolf, oltre che l'ospite eccezionale di stasera di Provenzani e Promised Land, sono in diretta su M2O. Poi ci sono gli altri tre privé, dove c'è un privé dove comunque fanno music house con ovviamente Joey Tivannelli, Maurizio Cubellini, Alex Nocera e Lori Vitt. E l'altro privé dove fanno elettronica con Francesco Zappalà, Paolo Chigne, Massimo Cominotto e Christian Cow. L'ultimo privé, sembra che sia la città del divertimento, diciamo. L'ultimo privé è un privé hardcore con Claudio Lancinaus e i migliori DJ hardcore. C'è qualcuno che ha intenzione di alzare le mani al cielo? È il momento di farlo. Fai sentire il tuo orgoglio libero! È stato difficile organizzare questo evento, quanto ci hai messo? Molto, quasi sei mesi, perché insomma abbiamo voluto fare una cosa un po' particolare. Poi io sono abbastanza meticoloso e venendo poi dall'esperienza del teatro, perché ovviamente arrivo dalla scenografia, ho voluto regalare questa sera uno spettacolo un po' particolare che non si limita al discorso musicale, perché sono delle idee che comunque un DJ che suona ovviamente ogni settimana, un DJ di questo calibro suona ogni settimana in un club diverso, per fare la differenza, per dare comunque il valore aggiunto in una situazione, in un evento di questo tipo, c'è bisogno di arricchire lo spettacolo con altri show. Questa sera infatti ci sarà uno spettacolo bellissimo di un laser show e un video show, oltre che animazioni molto particolari, diciamo che di solito si vedono più all'estero che in Italia. Ho voluto lavorare molto su questo discorso qua per valorizzare questo evento e per cercare di condividere con le persone uno spettacolo sotto profilo anche scenografico e coreografico. Ciao Gianni, benvenuto su Enjoy Television. Grazie amore, per me è un piacere essere intervistato da te. Sei una bellissima ragazza. Grazie. Allora, cosa ci dici di questa serata? Qui siamo al Plasmafobia, raccontaci un po'. Plasmafobia è sicuramente l'evento più importante nell'Emilia. È un evento che per tanti anni ha dettato legge in termini di numeri, in termini di stili musicali, di proposte, di tendenze. Tu che sei un DJ storico di questo evento, come l'hai visto cambiare nel tempo? Diciamo che questa sera l'evento viene riproposto proprio per ridare i vecchi sapori musicali, le vecchie tendenze musicali che tanto avevano affascinato le generazioni di 10 anni fa. Sono proposte che in questo momento nella musica che sta andando adesso non ci sono, ed è proprio per questo che viene, come dire, riproposto il vecchio evento storico del Plasmafobia. Alle vostre parole, siete voi che avete fatto diventare questo il sogno del Plasmafobia. Insieme! Livello!
Enjoy Television. Grazie, ciao a tutti. Allora, tu sei la voce ufficiale di questo evento, siamo al Plasmafobia, cosa ci dici? Ma è rientrare qua dopo 15 anni con Andrea, siamo entrati la prima sera 15 anni fa, era vuoto e pensavamo come potevamo fare a riempirlo. Abbiamo fatto 5 anni che la gente non riusciva neanche a entrare, poi abbiamo deciso di smettere quando eravamo la super aria e dopo 15 anni ritrovare la gente che veniva allora, che viene coi pullman, che si sposta, che ha famiglia, che ha lasciato i bambini, è bello, è divertente insomma. Vorremmo sentire un grande applauso per gli scende e per chi sale dalle scale di queste console, Gianni Parrucco. E grande maestro Gianni Barrini, ancora grazie. E così da questo momento. Ciccio il comando!